Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, ieri ho iniziato un nuovo percorso anche qui su YouTube, cioè con le dirette, con le live. E volevo ringraziare tutti i ragazzi che per quasi 2 ore sono rimasti lì ad ascoltare, a commentare. Ringraziare anche per l'educazione, perché c'è stato veramente uno scambio di battute molto interessante secondo me. Trovate tutto nella sezione live e a tal proposito vi avverto che abbiamo aperto anche gli abbonamenti inerenti alle live in modo da poter coinvolgere un po' di più gli abbonati con dei post esclusivi nella sezione community, avere ovviamente i messaggi in evidenza quando commentano e all'interno sia della chat della live sia dei commenti classici di YouTube potrete avere delle emoticon esclusive che trovate comunque all'interno della sezione degli abbonamenti. Quindi se siete interessati ci sono più abbonamenti, c'è anche quello un po' più economico, sono un paio di caffè al mese, insomma se volete avere qualche tipo di privilegio in più qui sul canale YouTube. Dovevo spiegarvi che c'è anche questa possibilità. E proprio ieri all'interno della diretta è accaduta una cosa, cioè c'è stata a un certo punto una domanda che secondo me era molto interessante. Non ho voluto approfondire nel dettaglio perché avevo già in mente di fare un video di questo tipo e il video è oggi, perché mi sono fatto una domanda, e cioè quanto può durare ancora la Juventus che vince senza prendere gol? Nel senso, da quando abbiamo perso 4-2 col Sassuolo, la Juventus non ha più subito reti. Gli avversari non sono mai più andati a segnare un gol alla Juve. E la Juve da quel momento non ha mai perso, ovviamente, non avendo subito gol, e raccolto tantissimi punti, anche da trasferte interessanti e complicate come quelle di Milano e di Firenze, contro Milan e Fiorentina. Ci sono stati dei risultati, la Juventus è al secondo posto in classifica, a 2 punti dall'Inter, in attesa anche di quello che sarà lo scontro diretto con l'Inter. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: la Juve è destinata a durare in questa cosa? E quindi ho voluto sviscerare un pochettino di statistiche. Ho utilizzato diversi siti come FBref, come il sito della Serie A stessa per andare a reperire tutti questi dati e ho creato delle tabelle. A proposito di FBref, però volevo farvi vedere un dato che secondo me è molto interessante a proposito della Juventus. Questi sono i passaggi completati totali da tutte le squadre di Serie A. Il Napoli e il Monza sono le prime due, la Lazio è la terza, il Milan è quarto, il Bologna è quinto, l'Inter è sesta, la Fiorentina è settima, l'Atalanta è ottava, la Roma è nona, la Juventus è decima in Serie A per passaggi completati dietro tutte queste squadre. Peggio della Juventus, nella gestione del possesso palla ci sono solo Frosinone, Torino, Sassuolo, Lecce, Salernitana, Empoli, Cagliari, Hellas Verona, Udinese e Genoa. Questo è un dato secondo me incredibile e tante volte ho battuto su questo tasto dall'inizio anno, anche se a me del possesso palla interessa relativamente poco, perché secondo me quello che poi fa la differenza nel calcio è quante volte riesci ad andare a tirare in porta gli avversari e quante volte gli avversari riescono a tirare in porta a te. Poi che tu ci possa arrivare con più possesso palla, palleggiando nella tua metà campo, palleggiando nell'area di rigore avversaria, palleggiando nella metà campo avversaria, facendo un break e ripartendo in contropiede, a me interessa poco. Mi importa poi il concreto e vedere che la squadra riesce con facilità ad andare dall'altra parte e con facilità a ripiegare quando deve difendere. È logico però pensare che la Juventus debba migliorare per forza di cose in questo fondamentale. Perché? Perché questo prende in esame, questo dato prende in esame tutti i passaggi completati all'interno del campo, che siano nella metà campo difensiva che sia nella metà campo offensiva. E la partita dell'altra sera contro la Fiorentina ci ha mostrato una Juventus che praticamente non è mai uscita dalla propria metà campo. Ha portato a casa sì la vittoria, ma l'ha fatto con una singola azione offensiva perché dall'altra parte c'è stato troppo poco. Quindi secondo me la Juve deve modificare e migliorare questa cosa qua, la gestione del possesso della palla, soprattutto nella metà campo avversaria. E perché vi dico questo? Perché ho creato questi file, ok? Sono 2 file di rendimento della Juventus 2023-2024 per far capire esattamente quello che sta funzionando e quello che non sta funzionando e soprattutto quello che è cambiato da Sassuolo in poi. Allora, io detesto la statistica degli expected goals. Gli XG per me presi singolarmente valgono poco. Devo dire la verità però che in questo caso gli XG totali della Juventus arrivano a 17.6 e la Juventus ha segnato 17 gol. Quindi siamo molto molto vicini a quella che è la realtà, no? Gli expected goal della Juve sono in realtà molto fedeli. La Juventus ha segnato quello che ha conquistato.
non c'è nessun tipo di dislivello da questo punto di vista. La Juventus ha raccolto tutti i gol che potenzialmente poteva riuscire a fare, e anche dal punto di vista degli XG ricevuti, quindi quelli degli avversari, gli XG degli avversari contro la Juve sono 7.2 e la Juventus ha subito 6 gol. Quindi, incredibilmente, per quanto io non sia fan di questa statistica, ci racconta che la Juventus doveva segnare poco più di 17 gol, ne ha segnati 17, doveva subire poco più di 7 gol, ne ha subiti 6. Ci siamo, è abbastanza lineare e racconta bene. A me, in realtà, forse sono un po' più vecchio a scuola, piace di più evidenziare il dato dei tiri in porta, perché se non tiri in porta, gol non lo puoi fare. L'altra sera la Fiorentina ha prodotto una grandissima mole di gioco, ha creato tantissime occasioni da gol, però ha beccato troppe poche volte lo specchio della porta avversaria. In questa statistica, tra l'altro, non sono compresi i rigori, i calci di rigori sono esclusi. Si parla di tutto quello che invece le squadre riescono a fare all'interno della partita. Perché l'altra sera poi la Fiorentina, come vediamo, ha prodotto 0,7 di XG, esattamente come la Juve. Però secondo me questo non sempre significa che ha difeso bene una determinata squadra, quanto più che ha attaccato male quell'altra. Secondo me ci sono delle grandi, grossissime responsabilità della Fiorentina nella sconfitta dell'altra sera, molto più che della Juventus, che ha massimizzato quasi all'inverosimile, quasi in maniera folle, quell'unica occasione da gol, perché è stata cinica. La partita di Firenze e la partita contro la Verona sono gli opposti, secondo me. La Juventus che crea tanto e segna un gol, la Juventus che crea niente e segna un gol. Dall'altra parte, una squadra come l'Hellas che non tira mai in porta, infatti non fa gol, o la Fiorentina che crea tantissimo senza convertire in porta e non fa gol. Cioè, sono proprio partite opposte. E secondo me questo determina tanto il fatto che la Juventus in questo momento non può avere uno standard di partita. Non ce l'ha. Cioè, Udinese-Juve, Juve-Bologna, Empoli-Juve, Fiorentina-Juve, Sassuolo-Juve sono tutte partite diverse tra di loro, e questo è dato dal fatto che la Juventus in questo momento ha intrapreso una strada un po' particolare che la porterà ad essere dal nulla, partita dopo partita, su una griglia. Cioè, per intenderci, per farvi capire che cosa vi voglio dire, in questo momento dalla Juventus ci possiamo attendere che perda contro il Cagliari e che vinca contro l'Inter. Cioè, tutto è possibile in questo momento. Parliamo dei tiri in porta, che sono un pochettino, secondo me, il dato più importante e interessante da analizzare, perché la Juventus ha tirato in porta per un totale di 44 volte, segnando appunto 17 reti, quindi un gol ogni 2 tiri e 59, una roba del genere. La Juventus ha una grandissima media di conversione dei tiri in porta. Gli avversari della Juve hanno tirato in porta per un totale di 30 volte, segnando 6 gol, quindi un gol, un gol ogni 5 tiri. Praticamente per la Juventus c'è un vantaggio della metà di conversione. È molto più difficile far gol alla Juve quando tirano in porta, e secondo me qua entra in gioco anche il fatto che Szczęsny e Perin abbiano fatto delle ottime prestazioni, tranne Sassuolo, dove Szczęsny è stato ovviamente colpevole all'interno di 2 dei 4 gol subiti. Però significa anche che per il resto, quando tirano in porta gli avversari, o tirano in porta in maniera comoda per i portieri, o comunque i portieri sono talmente bravi da fare il miracolo e non far segnare gli avversari. Invece la Juventus, da questi dati, si conferma una squadra che comunque è abbastanza cinica. In tutte queste partite la Juventus ha conquistato 26 punti. Questa è la totalità. Però io voglio capire, dopo Sassuolo, che cosa è cambiato? E quindi andiamo a vedere quest'altro grafico. Perché? Perché la Juventus ha segnato 11 gol prima di Sassuolo. 3 con l'Udinese, 3 con il Bologna. Dove siamo? Qua. 3 con l'Udinese, 1 con il Bologna, 2 con l'Empoli, 3 con la Lazio e 2 con il Sassuolo. 11 gol. E ne ha subiti 6. Perché poi la Juventus non ha più subito gol, raccogliendo 10 punti. Vediamo che la Juventus ha overperformato, perché gli XG dicevano che in realtà la Juve doveva segnare circa 9 gol. E abbiamo visto prima che invece sul totale siamo praticamente una squadra che rispecchia abbastanza. E ne dovevamo subire 4, invece ne abbiamo subiti 6. Ed entrano un pochettino in gioco quei 2 gol che abbiamo regalato a Sassuolo per errori individuali, possiamo dire così. La Juventus aveva tirato in porta 19 volte, quindi un gol ogni 1,73,
quindi ha migliorato la statistica generale, gli avversari avevano tirato in porta 21 volte segnando ogni 3.5 tiri. Questo che cosa significa? Che la Juventus ha raccolto meno punti in queste 5 partite rispetto a quelli che poi ha raccolto dopo, però c'è un però, perché c'è stato un grande sacrificio per arrivare a questa solidità difensiva e a questi 16 punti. Cioè, la Juventus poi in 6 partite ha prodotto 8.9 expected goals, segnando 6 gol, ok? Quindi in realtà la Juventus ha segnato anche meno di quello che produce con gli expected goals, e qua secondo me viene fuori il limite di questa statistica e il massimo splendore invece che sono invece i tiri in porta, che secondo me sono sempre meravigliosi, anche perché qui in queste 3 partite gli expected goal ci dicono che la Juventus avrebbe dovuto subire 3 gol e invece ne ha subiti 0. Poi la Juventus ha collezionato 16 punti in queste 6 partite, ma la Juventus ha tirato in porta 25 volte segnando 6 gol, quindi un gol ogni 4 tiri in porta circa, contro un gol ogni 1,73 circa del modello precedente, delle partite precedenti, pre-Sassuolo. Gli avversari hanno tirato in porta soltanto 9 volte contro la Juventus post-Sassuolo, segnando 0 gol. Questo che cosa significa? Che la Juventus da Sassuolo in poi ha deciso di sacrificare la fase offensiva per massimizzare la fase difensiva. E da questo punto di vista ha funzionato, perché gli avversari da 21 volte che avevano tirato prima hanno tirato 9. Non hanno mai segnato, anche se, ripeto, le occasioni potenziali per segnare gli avversari le hanno avute. E gli XG, per quanto non mi piaccia, ti dice che la Juve avrebbe dovuto prendere invece 3 gol. Ma l'XG conta poco, perché ti dice che ne avrebbe dovuti segnare 9, invece ne ha segnati 6. Ma i tiri in porta e il rapporto dei gol su tiri in porta ti fa capire che la Juventus quelle occasioni o quei tiri li ha ottenuti in maniera più sporca, ed è per questo che sono diventati meno efficaci. E se prima segnavi praticamente, anzi meno di un gol ogni 2 tiri, adesso segni un gol ogni 4 e rotti. È terribile. Quindi la Juventus ha letteralmente sacrificato la sua fase offensiva per massimizzare quella difensiva. E questo è stato efficace dal punto di vista del rendimento, perché contro i 10 punti di prima la Juventus ne ha collezionati 16. E voi direte, perfetto, quindi questa è la strada da seguire. Sì e no, perché c'è un problema. C'è un problema che i dati ti stanno facendo vedere, ma non te lo evidenziano. Bisogna scavare per raggiungere questa conclusione. E cioè che comunque la Juventus, se prima in 5 partite aveva segnato 11 gol, la Juventus dopo Sassuolo in 6 partite ne ha segnati 6, con lo 0-0 di Bergamo e il 2-0 sul Toro, perché in tutte le altre ne ha segnato 1. Con Lecce vince 1-0, con Milan vince 1-0, con l'Hellas vince 1-0, con la Fiorentina vince 1-0, e secondo me sono tutte partite che sono diverse tra di loro, proprio perché la Juve, come dicevamo prima, deve migliorare la percentuale, deve migliorare la presenza nella metà campo avversaria sotto il punto di vista del possesso palla, e quindi le partite sono tutte differenti, perché la Juve in questo momento, ancora di più dopo Sassuolo, la palla non gli interessa, la lascia agli avversari, cerca di chiudersi all'inverosimile, e poi può essere un piazzato, oppure può essere un tiro da fuori, oppure può essere un calcio di rigore che si va a conquistare. In qualche modo la Juve cerca di fare il gol in quella maniera lì. Per tutto il resto della gara si disinteressa completamente della fase offensiva, tranne con l'Hellas Verona, dove la Juventus invece, lo vediamo, ha avuto una partita da 3.3 XG contro gli 0-3 subiti, perché la Juve ha tirato in porta 5 volte contro soltanto uno dell'Hellas, ma ha creato delle macro occasioni con 2 gol annullati e bla bla bla. Questo cosa significa? Che la Juventus può assolutamente continuare a conquistare tantissimi punti, ne ha fatti 16 in 6 partite, sono tantissimi, perché il massimo era 18 e ne ha lasciati 2 a Bergamo. Può assolutamente continuare a conquistare questi punti con questo approccio, a patto che non prenda mai gol. A patto che non prenda mai gol. Perché poi è difficile farlo. E non è un discorso di, cavolo, gli attaccanti tutta una volta sono diventati più scarsi. Perché lo avevamo visto che gli attaccanti nelle prime 5, o comunque i giocatori della Juve, segnavano con più facilità. Perché avevano delle occasioni più chiare, più limpide, più valide, in cui andare a infilare il portiere avversario. Diverso post-Sassuolo, dove gli attaccanti, quando prima attaccavano, difendevano in avanti, andavano al pressing, lo vedevamo sempre con più frequenza, ora sono passivi,
ora devono difendere, ora devono stare dietro la linea del pallone, e l'estremizzazione l'abbiamo avuto l'altra sera a Firenze con Chiesa e Ken, che il pallone non l'hanno praticamente mai visto. Quindi oggi gli attaccanti della Juventus fanno i difensori, perché nella testa dell'allenatore della Juventus questo è quello che serve alla Juve in questo momento. E ribadisco, dal punto di vista del rendimento c'è poco da dire, ha ragione Allegri, ha portato a casa 16 punti in 6 partite, però senza mai prendere gol. È per questo che vi dico, la Juventus in questo momento è una squadra che se non prende gol non perde per forza di cose, ma molto probabilmente vince. Molto probabilmente vince perché riesce in qualche modo a fare almeno un gol e a difendere fino alla morte quel gol lì. E vederlo fare in 80 minuti a Firenze, secondo me, è stato molto rischioso, ma efficace. Ma che cosa significa? Che nel momento in cui la Juventus prenderà un gol, dovrà fare almeno 2 gol per vincere la partita. Almeno 2 gol. E significa che dovrà, per forza di cose, reinventare la partita. Dovrà cambiare l'approccio, cambiare il modo di fare la partita. E allora qua viene fuori la domanda. La Juventus poi sarà in grado di farlo? Perché abbiamo visto che la Juve lo sa fare, sa prendere la partita in un altro modo. L'abbiamo visto nelle prime 5 partite, dove ha raccolto meno punti, dove è stata più ballerina, ma dove riusciva a segnare con più facilità. E secondo me bisognerebbe cercare di unire queste due cose. Perché se la Juve rimane aggressiva, vogliosa, in pressing, in avanti, come nelle prime partite, ma sistema anche la fase difensiva, diventa una squadra veramente molto scomoda da affrontare. Molto, molto scomoda da affrontare. Se la Juventus rimane invece quella che abbiamo visto nelle ultime 6 partite, è una squadra antipatica da affrontare, perché è difficile farle gol, però poi quando prenderemo gol, perché torneremo a prendere gol, non dovremo poi dire sì, però gli attaccanti non hanno, perché semplicemente la Juventus oggi si è messa tutta a disposizione della fase difensiva, tutta, e il gol si prenderà, si tornerà a prendere gol. È questo che secondo me bisogna mettere già in chiaro, e i numeri ce lo stanno urlando. Sì, meraviglioso, 16 punti in 6 partite, 0 gol subiti, fantastico, ma quando poi prenderemo gol in una partita di calcio, il gol si prende, che cosa faremo? Che saremo obbligati a cambiare completamente il piano. Poi magari siamo nell'utopia totale e la Juventus da qui alla fine dell'anno vincerà tutte le partite per 1-0 o 2-0 o farà semplicemente 0-0. Può capitare, può succedere. Io credo che sia difficile, credo che sia abbastanza complicato. O magari quando prenderà un gol ne farà uno e quindi pareggerà 1-1. Non lo so, non ne ho idea. Però sono abbastanza convinto che serva migliorare in primis quella statistica che abbiamo visto relativa ai passaggi, soprattutto nella metà campo avversaria, e in seconda battuta sia necessario tornare ad usare il pressing alto per cercare di difendersi, oppure difendersi anche in maniera passiva ma poi ripartire e con tanti effettivi, perché in questo momento non stiamo facendo né uno né l'altro. In realtà abbiamo visto per i primi 10 minuti a Firenze la Juventus andare in avanti, ma dopo che ha fatto il gol, fine della storia, cambiamo la modalità, ultra difensivi, tutti dietro, baricentro a, non lo so, a Benevento, non ne ho idea, a Trapani, qual è il comune più in basso d'Italia, più a sud d'Italia? Baricentro lì, l'abbiamo messo assolutamente lì, e quindi bisogna migliorare da questo punto di vista. La domanda vera è, Allegri è interessato a questa cosa? E vi do la mia opinione, no. L'altra sera quando vince a Firenze Allegri è contentissimo perché gli è venuta fuori la partita che voleva fare lui. E io sono veramente convinto che Allegri sia contento di quella prestazione lì, che non può essere lo standard, ma lo standard di prestazioni nella Juventus non c'è e non esisterà mai, perché noi ci mettiamo sempre a disposizione di fare la partita sull'avversario, e quindi dipenderà come approccerà la partita l'avversario e come risponderemo noi. Ma attenzione, ribadisco, non possiamo ancora dare una risposta definitiva a dove arriverà questa Juve, quali sono i limiti, quali sono gli obiettivi, fino a che non torneremo a prendere gol. Poi magari non lo prenderemo mai e sarebbe meraviglioso, ma
immaginare che la Juventus chiuda un campionato di 38 partite con 6 gol subiti, di cui 4 in una partita, a me sembra più fantacalcio rispetto al calcio. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, spero che questo video anche un po' più numerico possa essere stato di vostro gradimento, e noi ci vediamo con un prossimo video, o magari già domani con la conferenza stampa di vigilia di Massimiliano Allegri, la sfida con il Cagliari. Come vi dicevo prima, può essere una sfida insidiosa, perché questa Juve può perdere col Cagliari e vincere con l'Inter, ne sono convinto.